Ciao a tutte, buongiorno. Allora, oggi facciamo questa diretta con Valentina Berruti e parleremo dei rapporti con i medici, quindi come cercare di far squadra con il proprio medico in questo percorso che è tortuoso e spesso molto lungo. Non a caso ieri pomeriggio mi ha chiamato questa ragazza, che è una ragazza che segue le dirette e che già avevo avuto modo di parlarci più volte. E lei era un po' affranta e preoccupata perché ha cambiato medico, perché lui gli ha consigliato di fare altri accertamenti con altre persone con le quali collabora questo medico. Quindi lei mi diceva: vorrei tanto essere presa per mano da una figura professionale che mi guidasse fino alla fine del percorso. Invece sto qui e mi sembra di stare da sola in una giungla. Vediamo se oggi Valentina ci aiuta a trovare il modo giusto per comunicare con i medici. E Valentina non è online. Perché non è online? È sempre puntuale. Voi avete avuto la fortuna di incontrare un medico invece che vi ha prese per mano? Io no. Eccola Valentina. Come quando non c'è una persona online mi viene tipo il panico. Allora, ho parlato un po' Sì. nell'introduzione di questa ragazza che mi ha chiamato ieri, che lei è una ragazza molto positiva, molto reattiva, e invece ieri stava un po' giù di morale perché ha cambiato medico e perché questo medico gli vuole rifar fare degli esami, delle indagini da capo con delle persone che lui conosce e con il quale lui collabora. Lei dice: non so mai se ti consigliano di andare dalle persone che ti consigliano per una questione di meritocrazia o magari per queste collaborazioni che poi si mischiano con l'amicizia. E lei dice: mi sento in una giungla, e mi è dispiaciuto molto sentirla così perché la fiducia con il proprio medico sarebbe. Beh, è fondamentale. Sì, però spesso poi non c'è. Allora, spesso non c'è, però diciamo che la relazione medico-paziente nei percorsi di procreazione medicalmente assistita è una relazione molto particolare, perché sebbene il medico che si occupa di PMA si occupa di una patologia che non è, diciamo, non è che l'infertilità ci porta a rischiare la vita, in realtà la procreazione medicalmente assistita, il concetto di infertilità, in qualche modo ci ricollega al concetto di morte, no? Cioè, se io non mi posso riprodurre, non posso lasciare niente di meno. E quindi la relazione che si stabilisce col medico è una relazione in realtà molto significativa, perché tu dai al medico, metti nelle mani del medico il tuo progetto di genitorialità. E qui entriamo nella fase di relazione e di comunicazione con il medico, perché dobbiamo sapere che i medici, quelli fanno i clinici, non sono psicologi. Poi, oltretutto, a medicina c'è una lezione di comunicazione, a psicologia si studia 10 anni circa comunicazione, e noi psicologi spesso non sappiamo comunicare. Quindi possiamo dire che gli studi sulla comunicazione ci fanno capire che bisogna essere sempre aggiornati e cercare in qualche modo di essere empatici e di trovare il modo di interagire con il paziente a seconda di chi abbiamo di fronte, perché non lo sai chi hai di fronte, no? Puoi avere una persona che conosce bene i termini tecnici, persone che giustamente non li conoscono perché fanno altri lavori. Lo sapete che i medici che si occupano di PMA, insieme ai medici che si occupano di oncologia, sono i medici che sono più esposti al burnout? Ah sì? Sì, cioè, quindi ha un fatto di stress lavorativo. Spieghiamo cos'è Il questa burnout sindrome. significa letteralmente fuso, cioè è uno stress lavorativo profondo che spesso porta i medici a stare dei periodi senza lavorare, a non riuscire più a lavorare. Vedi, In io sé. invece pensavo che fosse questa sindrome che si sviluppava quando ti affezionavi troppo al paziente. Diciamo che in quel caso, più che altro avviene questo burnout quando. A volte sì, se ti dedichi troppo al lavoro e fai solo quello, no? Nella vita non c'è più nient'altro. Ma in alcuni casi questa sindrome può capitare, ad esempio in questa tipologia di medici come gli oncologi, quando devono gestire molti fallimenti. Perché la PMA, lo sappiamo tutti che le percentuali di successo sono molto basse, e quindi il medico è portato a dover gestire molti fallimenti con i pazienti, più sono i fallimenti che i successi.
Anche noi dobbiamo aiutare i medici ad aiutarci. Poi ci sono pure quei casi in cui il medico purtroppo è anempatico, però magari è un bravo, fa brave di buone diagnosi. Io ho incontrato tanti medici che fanno buonissime diagnosi, ma dal punto di vista umano sono terribili. E allora lì dobbiamo capire con che vogliamo venire a patti, perché il medico migliore non esiste. Il medico migliore solitamente è quello che ti fa arrivare al successo. No, Certo. perché te lo ricordi come aspetto positivo, però è anche vero che spesso i medici, qua, l'ultimo medico è quello che ha tutta la pregressa esperienza di quelli che l'hanno preceduto, no? Ma perché voi ginecologi non fate subito tutte le analisi? Perché i pazienti mi dicono: io sono stato da quello, mi ha fatto fare due analisi, poi sono andato dall'altro, me ne ha fatte fare altre Ah, due. davvero. E Interessante. Il ginecologo mi ha detto perché noi dobbiamo fare anche cercare di trovare un equilibrio, perché se noi decidiamo di fare tutte le analisi, il trattamento non lo fai più, ci metti 4 anni. E quindi uno trova un equilibrio e dice: ok, facciamo prima queste, che sono quelle basilari, andando avanti nel percorso, forse scopriamo cosa non va, perché alcune cose non le sanno neanche loro. E un bravo medico, secondo me, è il medico pure che alza le mani e dice: guardate, io fino a qua arrivo, poi su queste altre cose non vi posso aiutare. Come dicevi tu prima, quando si va dal medico, spesso si ha un'alta aspettativa del medico, cioè si dice, si mette nelle mani del medico tutto, no? Ma i medici sono prima di tutto persone. Bisogna aiutarli a ricordare, perché a volte hanno tante pazienti e quindi uno dice: ok, però il medico non si ricorda. In alcuni casi è vero, il medico non si ricorda, però magari è un bravo, bravissimo a fare le diagnosi, quindi aiutiamolo noi a ricordarci chi siamo, quello che abbiamo fatto. E ci sono pazienti che andavano dal medico con riassunto e gli dicevo: guarda, allora l'altra volta tu mi hai... E quelle, diciamo, sono, io lo dico sempre ai miei pazienti: andate lì con la lista della spesa e poi fate tutte le domande e chiedete quello che vi sembra più idoneo. Angela, io non sono mai riuscita a trovare un medico che mi soddisfasse, ancora oggi non riesco a trovarne, nessuno che mi dica il tuo problema è questo, quindi mi sento persa, non so da dove ricominciare. Allora, è il solito discorso che la PMA ci mette di fronte ad un fatto incredibile che non possiamo controllare, che tutto, e spesso molti pazienti, di solito quelli che hanno più ansia, sono i sine causa, cioè non sapere perché si è infertili aumenta l'ansia delle pazienti, perché cominciano a fare, diciamo, dei pensieri anche paranoici, no? In casi estremi, proprio perché non hanno una diagnosi. Purtroppo è il percorso, c'è anche la fase di accettazione, cioè bisogna accettare che a volte il medico non può darvi una diagnosi perché noi la desideriamo. Allora io penso che il medico migliore non è quello che ci dice quello che vogliamo sentirci dire, ma è quello che ci dice: guardate, io adesso cerchiamo di trovare una soluzione insieme. Per ora mi sono fatta facciamo queste analisi, credo che questa sia la diagnosi, però io farò di tutto per aiutarvi, no? Anche rassicurare in quel senso. E lì, e purtroppo alcuni medici lo sanno fare, altri non lo sanno fare. Nei centri in cui collaboro, io spesso ai medici lo dico. E Gli fai dico: bene. guardate che se, glielo dico, gli guardate che voi basta una parolina, tipo alla fine dell'incontro, voi dovete fare una domanda fondamentale. Avete capito tutto? Avete delle domande da fare? Che spesso non la fanno i medici, perché ovviamente hanno il tempo, so, nel pubblico, lo sapete che i medici nel pubblico avrebbero mezz'ora a paziente? No. Cioè, loro hanno nel pubblico, gli è stato detto da alcuni, cioè l'Istituto Superiore di Sanità gli dice quanto tempo dovrebbero avere a paziente, ma è impossibile così lavorare, no? Nel privato si può avere una maggior attenzione, ma non è vero neanche. Le pazienti hanno paura a telefonare ai medici, non lo so perché. Invece di mandare i WhatsApp, io credo che è molto meglio prendere il telefono e chiamarli. O almeno gli si manda un WhatsApp e dice: guardate, fra 2 ore io la chiamo. O mi faccia sapere quando la devo chiamare perché la devo sentire. Perché WhatsApp è il mostro che io dico sempre anche ai medici: ma non lo usate, perché voi date delle informazioni a volte fuorvianti, perché vengono interpretate male dalla paziente che sta male 3 giorni poi. E In mi che chiama a senso? me poi. Perché magari gli dà delle informazioni, cioè gli dà delle informazioni fuorvianti, tipo sì, vabbè, lo può fare, però ne parliamo poi. Quella, capirai, ne parliamo poi, non si può fare, non si può fare, non si capisce, interpreta male la scrittura, si è arrabbiato e quindi ce l'ha con me. No, il medico fa il clinico, non fa lo psicologo.
solitamente non si arrabbiano perché veramente cercano di mantenere una distanza che è giusta che il medico abbia, perché altrimenti potrebbe non vedere alcune patologie. A volte perché da quest'altra parte percepiamo la freddezza e allora non ti senti libera di prendere e chiamare. E hai sempre questo timore di disturbare, di esagerare con le tue richieste, paranoie, richieste Ma di rassicurazione. fatevelo dire dal medico se voi se state esagerando. Voi comunque provate. Perché il medico, mica voi dovete proteggere il medico, voi dovete proteggere voi stesse. No, è Cioè, vero. voi dovete proteggere prima voi stesse. Il medico poi, se noi rompiamo, ci dirà: guardi, sta rompendo. Ha pure lui il diritto di dirlo, no? Quindi Certo. aspettiamo che lo dice, semmai, se proprio succede. Hai Però poi, ragione. se mi mandano i vocali di più di 2 minuti, io non lo ascolto. Non è possibile. 2 minuti, cioè, non è Due già possibile. sono Fatevi una tantissimi. telefonata allora. Esatto. Però, siccome la comunicazione è a due, io lo capisco, però secondo me anche noi pazienti dobbiamo essere pazienti e capire che purtroppo i medici fanno un lavoro che è diverso da quello di essere psicologi, quindi di accoglienza. Loro devono fare diagnosi. Poi troverai il medico che è più accogliente e il medico meno accogliente. Io mi auguro che voi lo troviate quello più accogliente, però non è detto poi che quello più accogliente sia quello più bravo a fare il clinico, no? Assolutamente. Un sacco di gente abbiamo. Desi, la mia ginecologa in gravidanza, essendo gemellare, mi disse: io arrivo fino a qui, poi ti passo al centro gemellare. Io l'ammirai ancora di più, anche la mia lo fece. Sì, perché è molto importante. A me un medico che dice una cosa del genere è incredibile, cioè per Sì, è me è vero. una persona innanzitutto adulta, quindi che non si vuole prendere meriti su cose che non sa. Allora, Emanuela invece scrive: alla prima esperienza è fondamentale che il medico sia un abile comunicatore. Invece, nei cicli successivi capisci che l'importante è che sia professionale aggiornato. Allora, diciamo che se c'è anche una buona comunicazione è tutto più facile. E poi, ovviamente, noi ci stanchiamo così tanto che ci interessa il medico bravo che ci rivolti come un pedalino, che ci faccia fare delle analisi in più che non abbiamo fatto prima, magari. E io dicevo sempre: a me non interessa che sia simpatico, basta che fa quello che deve fare. Lui ci deve aiutare a raggiungere un obiettivo o a risolvere un problema. Non c'è una relazione amicale. Io capisco una relazione amicale in cui uno lo deve proteggere. Ci sono dei pazienti che magari sono talmente, hanno una ferita narcisistica dovuta all'infertilità che non hanno superato, che dicono: ok, devo fare la PMA, ma tu medico mi devi dare il figlio perfetto. Ok? Ci sono queste richieste assurde. E allora lì ci sono dei medici che si mettono lì a tavolino e parlano con questa coppia, mentre ci sono dei medici che si arrabbiano tantissimo perché dicono: non stiamo mica al mercato dei bambini. Figlio perfetto, cioè neanche nelle gravidanze naturali può essere preteso, no? Però chi è infertile può avere questo, diciamo, desiderio di ricompensa per quello che la vita non gli ha dato. Tanti medici ti rispondono male. A me uno disse: vuol venire dall'altra parte della scrivania? Allora, sì, poi c'è anche questo Questo ce problema, l'ho, no? questo è capitato anche Sì, a me. allora dobbiamo cercare di capire, vedere i due punti di vista, un po' metterci nei panni noi anche del medico, no? Che si sente comunque che la gente va su internet, che la gente si confronta con altri pazienti, i pazienti si confrontano tra di loro, va dal medico in qualche modo, vuole spingere il medico a utilizzare quel protocollo che magari lui non condivide, ok? Perché purtroppo la medicina non è una scienza esatta. Ok? Quindi è vero, ci possono essere protocolli diversi, ma soprattutto perché le persone che si confrontano sono diverse. Non potete dire al medico quello che deve fare, no? Ma a voi vi piacerebbe se in ambito lavorativo qualcuno un cliente ti viene a dire: allora tu questa cosa me la devi fare come dico Sì, io, però altri. capita Però tante capita, ma volte e non capita, però. rispondi male. No, Cioè, io non ho mai io sono risposto, d'accordo. scatta tu. No. Sono d'accordo che c'è modalità e modo di rispondere, cioè se tu fai un tentativo in cui il medico ha spiegato, per esempio, che le probabilità sono molto basse e mentre gli stai facendo il monitoraggio, tu gli dici: vabbè, sono pochi follicoli, tanto comunque stiamo provando così, ma quella come l'affronta No, questo certo. tentativo? Male, non glielo devi dire. Tanto già gliel'hai detto prima, non c'è bisogno di dire: vabbè, so pochi, ma tanto stiamo a provarci così, tanto per Però secondo te rassicurarla. perché lo fanno? Non se ne rendono conto. Non lo so, Se invece secondo me è una modalità anche per
Togliersi la responsabilità, tu dici, del fatto Avevo un che... modo meno elegante di dirlo, no? Un po' per pararsi. Io te l'avevo detto in modo che tu poi non possa dire: ah, ma Questo guarda, c'è succede quando tantissimo. glielo dicono prima, eh? Perché questo mi è capitato quando il medico prima gli ha detto, guarda, le probabilità sono quasi nulle, però se lei ha questo desiderio, visto che non ha mai fatto una X omologa, gliela facciamo fare. Quando faceva i monitoraggi, questa mia paziente, il medico gli ha detto questa frase, cerchiamo di tutelare quell'investimento emotivo. Ma ti assicuro che i medici, quando gliel'ho detto, ma io pensavo invece di fargli un favore nel dirgli la verità. Sì, gliela puoi dire la verità, ma c'è modo e modo, anche perché la verità detta bene fa meno male. La verità bisogna dirla, ma detta bene, no? Che fai, crea un trauma. Più il paziente ha paranoie ed è determinato dal fatto che il medico non è stato competente nel comunicare in maniera efficace. Io, per esempio, ho avuto dei medici bravissimi che ad ogni fase del percorso ti lasciavano un foglio scritto con le FAQ. Prima fase, farete la puntura. Queste sono le sensazioni. Se avete questa sensazione, altre sensazioni, telefonate questo numero. Però intanto gli aveva dato già un foglio in cui, in quella fase del percorso, gli diceva quello che poteva succedere, scritto. Carino. Questa era una cosa meravigliosa. Io l'ho abbracciato, questo medico che faceva questa Davvero. cosa. Se noi sappiamo già da prima che abbiamo delle difficoltà, o abbiamo fatto precedenti trattamenti in cui alcuni farmaci ci mettono ansia solo al nome, e gli dice: guarda, io ho preso quel farmaco, ma mi ha fatto questo, ho creato questo, io adesso riprenderlo per me mi mette in una condizione di... Mi spiega un attimo? Forse aiutiamo anche il medico a fare in modo che magari anche la terapia possa essere calibrata anche in funzione di alcune richieste che possono sembrare banali, ma che nell'insieme della terapia possono essere utili, perché la terapia farmacologica è dura. Ok? È dura, sì. È dura, Cioè, sì. per esempio, anche il fatto di quando si è in gravidanza di fare più, nei primi periodi, fare più ecografie. Ci sono dei medici, ma non c'è bisogno di farla. E magari quella dice: guardi, io ho avuto 4 aborti prima, la posso fare una in più? A me mi aiuterebbe, ma io non credo che un medico dice di no ad una richiesta del genere, no? No. Ok? Quindi diciamo che dobbiamo noi aiutare i medici, però dobbiamo capire che i medici fanno anche un lavoro per cui non è facile gestire le persone. Ogni donna si va a documentare dal dottor Google, no? In qualche Da modo. dottor Google. Ma c'era un pediatra bravissimo che aveva scritto: per tutti quelli che sono andati già dal dottor Google su internet, sono pregati di uscire dallo studio, perché io non servo più. Però mi ha fatto ridere questa cosa. Però è vero, e allora bisogna trovare un equilibrio, perché è anche giusto che un paziente, quando ha l'ansia, è normale che va su internet a cercare, però poi quando va dal medico si deve affidare a lui, se no cambia medico, se non si riesce proprio ad affidare, no? Non andare mai dai medici, dico sempre da sole, perché secondo me È vero. il compagno in qualche modo può cogliere delle cose che magari con l'emotività che noi donne noi abbiamo rispetto agli uomini maggiore, magari ci può aiutare a sceglierlo meglio il nostro compagno, perché lo facciamo meno emotivamente e c'è quella parte razionale che è molto utile. No, è vero, io ricordo benissimo che quando mi agitavo Non capiva più niente. e non capivo più nulla e mi ritrovavo la volta dopo a richiedergli delle cose perché proprio ormai ero offuscata da un pensiero, anzi, da una parola che non mi era piaciuta Eh e già, iniziavo ad andare proprio in loop con il quella. loop e magari invece il compagno può un po' smorzare questa, no? Questo Sì, tipo sì, di sì. emotività. Molti ginecologi non sono esperti in PMA. Magari una si affida alla propria ginecologa che non era esperta in PMA e quella ti fa perdere tanto tempo. E quello fa perdere tanto tempo pure al ginecologo che viene dopo, perché dice: ma lei ha fatto tutte queste analisi, ma che c'entra? Non c'entra niente per noi, no? È il percorso che è difficile, è proprio il percorso PMA che è difficile. Poi è un percorso, la PMA è una scienza nuova del 75, è la prima bambina nata da PMA, quindi lo capiamo che per la medicina è proprio come se fosse l'altro ieri. Non lo E quindi sapevo che fosse del 75. sì, Louise Brown Il è mio nata nel anno. 70, e vedi il tuo anno. È vero.
Senti, Insomma. Natascia ci scrive: a me è stato detto, mi dispiace, non ho né gli strumenti né né le competenze per la tua patologia. L'ho apprezzato molto e dopo un anno mi scrisse un messaggio per sapere se ero riuscita. Carino. Beh, Cioè, bellissimo. poi quando vedi addirittura l'interesse a distanza di tempo è quasi commovente perché è una roba rarissima. Allora, il medico non giudica, quello deve fare diagnosi. Quindi, se va da un medico che si mette seduta e le dice: ma lei ha 45 anni, signora, che vuole fare? Allora vuol dire che devi cambiare medico. Ma il medico non deve giudicare, deve fare una diagnosi, magari può dire: guardi, le probabilità sono queste, queste sono le soluzioni, poi decida lei. Perché poi è il Certo. paziente che deve decidere. Quando dicevamo l'altra volta, non so se proprio in un'altra diretta, che nella fase del transfer, no? Ci sono pazienti che vogliono sapere quello che succede e Sì. Che pazienti che non lo vogliono sapere. Ma non sapere diteglielo al nulla. medico. Diteglielo prima, guardi, allora devo fare il transfer, la prego, perché io sono ansiosa, mi deve spiegare quello che sta succedendo, perché altrimenti io, non lo so, mi viene un infarto e magari il medico vi viene incontro. Per Lo me è è, quindi glielo. fondamentale sentire quello, soprattutto quando non puoi vedere, no? Così visualizzi, uno ti distrai e boh, mi concentro meglio. Comunque, Poi quello è un secondo momento me è utile. particolare, carico di significati. Per i medici, in realtà, quello è un momento perché il transfer per loro ne faranno, no, quanti al giorno. La cosa importante è cercare di trovare una buona comunicazione con il medico, però sapendo che la comunicazione è sempre a due. Cioè, il medico magari che non sa comunicare, ma tu sei stato in grado di comunicare al medico quello che desideravi per la tua condizione anche medica? Perché il medico deve sapere certe cose, deve sapere se tu hai la fobia degli aghi, lo deve sapere. Deve sapere se tu hai bisogno di un infermiere che ti faccia le iniezioni. Sono tutte informazioni che secondo me il medico deve sapere per poi scegliere anche una terapia che sia più idonea alla tua anche personalità. Perché se un paziente non capisce bene che cosa deve fare come in ambito terapeutico, non si mette di fronte ad un eventuale fallimento, perché se il paziente non capisce gli orari, ci sono delle cliniche che danno, non danno il protocollo, glielo fanno leggere più volte al paziente per capire se ha capito quando deve fare la puntura. E ci Bene. sono addirittura delle cliniche, una mia amica in America mi ha detto che gli mandava il messaggino sul cellulare quando doveva fare la puntura. E vabbè, lì siamo a livelli che, se vi dico quanto hanno speso. Allora, io ho la fobia degli aghi. Secondo me, io non ce l'ho nello specifico, ma se l'avessi, non credo che avrei avuto un consiglio dall'altra parte, da nessuno di quelli da cui sono stata. Avrebbero Se tu. detto, signora, questo è e questo deve fare. Però il fatto di sapere che purtroppo non c'è alternativa ti mette anche di fronte in un'accettazione diversa, perché a volte le pazienti non sanno che non c'è proprio alternativa a quella cosa. Ok? Ok. Quindi almeno sapere questo ti aiuta a capire che lo devi superare da sola e magari però puoi chiedere al medico: ma che dice, ne posso parlare? O il medico può dire: se vuole, può parlare con l'infermiera che magari le può indicare come farle per avere meno lividi. A volte il paziente vuole neanche ricevere una risposta, ma vuole sapere che l'altro accoglie quella cosa e lo capisca. Perché a Forse volte non c'è una soluzione, no? Il medico, dato che noi gli mettiamo nelle sue mani la progettualità della nostra possibilità di diventare o meno genitori, noi un po' lo vediamo come Dio, e quindi c'è un po' di soggezione anche per la cultura che noi abbiamo di come deve essere considerato il medico. Okay, c'è una cultura molto profonda, cioè il medico, insomma, è quello che un po' salva la vita. In questo caso ci darà o meno la possibilità di essere genitori. Insomma, cioè, gli stiamo dando un carico enorme. Vi assicuro che molti medici questo carico lo temono, e soprattutto quelli che rispondono male, spesso rispondono male perché hanno paura di tutto questo carico, ma non ve lo possono dire perché non è una seduta da uno psicologo. Senti, Cristina ti chiede se il medico è eccessivamente duro, è il caso di farglielo notare? Certo che uno glielo fa aiutare e gli chiedete anche qual è il motivo. Sei caduta. Sono caduta. Aspettate che questo libro Allora, mi. Claudia suggerisce, dice io prendo sempre due appunti per non rischiare di avere tabula rasa una volta uscita dallo studio. Sì, anch'io Sì, prima. no, è importante prendere appunti. Meno sa la paziente, meglio è. Ok, si è capito. Ah, ok, però è anche vero che in realtà non è così, perché È vero in però che è un psicologia si atteggiamento, dice che sì, eh? è un atteggiamento però sbagliato, perché in È psicologia sbagliato, sì. non sapere
dà più frustrazione di sapere, dà Sì, molta più vero. frustrazione non sapere le cose. Allora, Maris Buccia invece ci dice che ha avuto sempre il dubbio che non avessero sganciato l'embrione durante il transfer. Lo dovevi chiedere perché non gli hanno lasciato tenere gli occhiali e quindi lei non riusciva a vedere il monitor. Vabbè, questa è una cosa sciocca, anche perché Sì, non hanno anche perché fatto ci. tenere gli occhiali al transfer. Allora, in alcuni casi credo che ci siano delle disposizioni, però, se è all'interno di una sala operatoria, dove alcuni, diciamo, elementi come gli occhiali, questo lo so perché appunto lavorando con i medici non si possono portare. E quindi ti dicono prima di portare le lenti se ce l'hai. Ah sì, non lo sapevo. Sì, Allora, in e alcuni. quindi Però nemmeno i lì. medici portano gli occhiali, stanno tutti con No, perché. le Non, guarda, questa cosa non lo so, però i pazienti gli dicevano di non metterli. lenti. Ok, allora, mia prima PMA fallì proprio perché sbagliai a fare le punture. Poi il medico si arrabbiò molto dicendomi adesso devo venire a lavorare di sabato per fare il pick-up per i suoi errori. Allora. Angela. Allora, ecco, questo è un modo molto sbagliato perché io dico sempre che quando c'è un errore non si può colpevolizzare il paziente. Anche se il paziente ci ha torto e magari ha sbagliato lui, non ha letto bene, io penso che siccome i medici sono loro che danno la terapia, devono assicurarsi, ma trovare il colpevole non aiuta nessuno. Avresti risposto al posto di Angela? Allora, innanzitutto gli avrei detto che ci dispiaceva molto, che avremmo rivisto insieme com'era la terapia. E che la prossima volta avremmo cercato di non far ripetere, ma gli avrei chiesto com'era No, andata. no, se fossi stata al posto di Angela, della ragazza, e un Ah, io medico ti gliel'avrei. risponde così. No, no, ci avrei parlato. Allora gli ho detto: guardi, allora. E adesso siamo tutti arrabbiati. Prendiamo un appuntamento dopo a mente fredda, così cerchiamo di rivedere la modalità per la quale dobbiamo fare in modo che questa cosa non accada più. La mia dottoressa non è che non spiega, ma mi ha sgridata perché al transfer ero troppo contratta. Vabbè, comunque dai, è assurdo. Allora, diciamo che più a un paziente, questa è una cosa che i medici dicono sempre, che io mi arrabbio sempre quando ne trovo uno, mi metto seduto e gli spiego un po' che cosa, come funziona il Sì, ma cervello sono di umano. pizze da parte di tutte, ma Perché quando dicono sono troppo. Allora, vabbè, ragazzi, i medici sono persone, vi ripeto, però dire a un paziente lei deve stare rilassato è il sì. modo migliore per farlo non rilassare mai. Al paziente gli devi dire, allora, so che sarà teso, adesso aspettiamo un attimo finché non si rilassa. Però se devono fare 20 transfer in una giornata, io capisco che anche il medico ha difficoltà a gestire questi momenti. Non si può chiedere a una persona di essere tranquillo durante il transfer. Io non ho mai visto nessuno tranquillo. No, ma come fai a essere Mai. tranquillo? Ma Ma poi, come fai? parliamoci Ma poi chiaro, non una può andare. avere fatto 20 tentativi, ma proprio lì Ma appunto. la posizione, la gente, il via vai, ma rilassata come? Ma spiegatemi, Io poi come? io ho tutta una mia teoria sul fatto che il transfer, i medici devono capire che è un momento più importante del pick-up. Esatto. È più importante del pick-up, Esatto. molto di più, perché il pick-up dormi, ma il transfer escono fuori delle modalità di elaborazione di determinati fallimenti che sono più difficili se il transfer è stato gestito male dai medici. Ve Certo, lo e devo ci dire. dovrebbe essere il compagno al transfer, altra cosa, ci dovrebbe Ci essere, dovrebbe, anche a allora, ci tenermi la dovrebbe. mano, Sì, io perché, sono d'accordo. e Daniela scrive, ho avuto sempre l'ansia nelle visite con specialisti, perché spesso mi dicevano senza tatto che ero vecchia a 30 anni con le sue cisti endometriosiche, che cosa sta aspettando ad avere figli, ma io non avevo un compagno. Quando però alla mia ecografia più brutta la dottoressa che era lì con me ha avuto un atteggiamento paternalistico, un po' pietoso, l'ho trovato eccessivo e fuori luogo. Beh, il medico non deve fare né il padre né la No. madre, deve dare diagnosi nel modo migliore, senza fare commenti poi. I commenti lasciamoli a qualcun altro, neanche al prete si No, dovrebbe fare nemmeno al commenti. prete. Sarebbe bello se Nemmeno al più in Italia prete, lasciassero partecipare i nostri compagni. Sì, sarebbe bello, sarebbe comunque. Sarebbe bellissimo. molto bello, non sempre è possibile. Va. Oh, no, ti volevo ringraziare per questa possibilità e poi se ci sono domande mi possono anche scrivere in privato, insomma, quando Tanto vogliono. ormai sei Grazie. famosa, ormai te la Appunto. Berruti quando torna, la Berruti quando torna, torna il Il primo. 9.
Ah, il primo. Il primo, scusa, il Il 9, mi sono primo, sbagliata, il non primo. far casini, e parleremo di eteologa ancora e ancora e ancora perché ce n'è bisogno. Valentina, grazie, Bene. buon pomeriggio Ma grazie a te, veramente, come al solito, grazie a a te. Un tutte. bacio, a Un prestissimo. abbraccio. Ragazzi, se avete intanto domande sull'eteologa, voi scrivete, io le metto da parte e quando viene Valentina, come si suol dire, la massacriamo di domande. No, non mi massacrate mai. A Un presto, un bacio, Vale, abbraccio. grazie, buon lavoro. Ciao Ciao. ragazzi, a domani.